Benvenuti, benvenuti, grazie per essere così numerosi a questa conferenza che io sento in modo particolare, non soltanto per questo bel pubblico, ma perché il Caraglio ha dato i natali a forse il più grande, anzi senza forse, al più grande storico di Roma e della Grecia del secolo scorso. A Caraglio nacque Arnaldo Modigliani, che è stato veramente un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che hanno studiato storia romana, storia greca, epigrafia e insomma tutte le discipline antichistiche. Arnaldo Momigliano, ecco qui ci sono alcune immagini, lo vedete in una foto da anziano e poi una caricatura molto, molto famosa, anche la targa, ho scoperto questa targa, non so esattamente dove, però magari poi lo andremo a cercare. E poi insomma tutti questi libri, no, con cui veramente ha guidato intere generazioni di storici antichi. In realtà Momigliano rimase pochissimo a Caraglio perché fu costretto ad abbandonare non soltanto il Piemonte ma anche l'Italia poco prima della guerra, perché era di famiglia ebrea, di stretta osservanza ebrea. E quindi insomma dovete lasciare Torino, dove aveva appena ottenuto la cattedra di storia romana e greca nel 1936, per emigrare in Inghilterra, dove rimase praticamente tutta la vita, poi tornò naturalmente in Italia, insegnò a Pisa, insomma, e morì nell'87. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, era appunto anziano, ma ricordo il convegno che venne fatto nel 1988, proprio qua, per ricordare la scomparsa di questo personaggio. Il Momigliano che interessa a voi credo sia il padre dello storico Salomone Riccardo Momigliano, che era commerciante e poi fu presidente della Cassa Rurale di Caraglio e fece tutta una carriera anche locale piuttosto importante, assessore, prosindaco, sindaco. Anche la moglie ebbe insomma un ruolo importante, evidentemente erano anni in cui la convivenza tra partito nazionale fascista ed ebrei non era così impossibile, cosa che invece accade negli anni successivi, quando appunto Arnaldo dovette abbandonare l'Italia. Rimase legato alla propria terra fino alla fine, anche se viveva ad Oxford, per la verità, si sentiva cuneese, si sentiva piemontese. Uno delle sue grandi passioni era appunto anche la storia locale, insomma il ricordo di questo suo retaggio ebreo e piemontese, insomma queste erano due corde insomma che lui appunto aveva sempre molto, molto a cuore. Ora io vi chiederò di fare un salto all'indietro di 2000 anni. Abbiamo parlato dell'Ottocento, abbiamo parlato del Novecento, dobbiamo arrivare invece addirittura ad un'epoca precedente la nascita di Cristo. Siamo alla fine, insomma, diciamo, nell'età romana della Repubblica, all'inizio dell'impero con Augusto, quindi dobbiamo veramente andare indietro di molto tempo e dobbiamo cercare di capire, almeno questo è il mio obiettivo oggi, ma dobbiamo cercare di capire che cosa c'era in questo territorio in quell'epoca così lontana. Per fare questo dobbiamo farci delle domande, no? Dobbiamo farci delle domande, tutti quelli che cercano delle risposte devono farsi prima delle domande giuste. E questo ce lo diceva anche Momigliano, che scrisse mille cose, ma scrisse anche un articoletto che però ha avuto un peso specifico molto, molto forte negli anni, le cosiddette regole del gioco. Individuò alcune regole del gioco con le quali gli storici naturalmente dovevano giocare. E io vi ho riportato alcuni passi di queste regole del gioco. La competenza dello storico si riconosce da ciò che egli non dà per certo quello che è dubbio e non generalizza il caso isolato. In alcuni casi lo storico deve dire non capisco. Perché vi ho ripetuto questa regola del gioco? Perché in un territorio come quello di Caraglio capita molto spesso di dover dire non capisco. Ci sono tracce così labili del passato, ci sono vestigia così difficili da leggere, ci sono testimonianze così faticose da capire, che ogni tanto gli storici, anche quelli più attrezzati, devono ammettere di non saper dare delle risposte.
Quindi questo è un elemento di professionalità molto alta, insomma, no? Bisogna sempre diffidare di quegli storici che hanno sempre la risposta giusta, specialmente quando si studiano civiltà così antiche, perché è chiaro che più andiamo indietro nel tempo, più le tracce sono difficili da identificare e più la storia è labile. In frequenti casi la difficoltà non è solo nell'interpretare ciò che è, ma nell'interpretare ciò che più o meno evidentemente manca. Anche qui spesso noi dobbiamo fare dei ragionamenti sulla base di quelle che noi diciamo del silenzio, no? In base a quello che non c'è. Dobbiamo ragionare su quello che c'è, ma anche su quello che probabilmente ci manca, abbiamo perduto. E anche queste testimonianze silenziose, queste non testimonianze, questo silenzio ci possono dare alcune indicazioni. E poi l'ultima regola, quella più pesante per noi storici, ogni tema di storia è più o meno esplicitamente una scelta di problemi da risolvere. Chi non ha niente di nuovo da dire è più probabilmente un cretino che uno storico. E noi patiamo molto questa regola del gioco immobiliare, devo dire che ogni volta che cerchiamo di dare le risposte e non le troviamo ci sentiamo poco storici, mettiamola così. Mi dicevano che era un uomo molto duro, molto difficile, molto severo con gli allievi, ma anche con i colleghi, era uno di quelli che non andava a dire, insomma, noi in questo era forse molto piemontese, ecco, aveva un tratto un po' rude che però, insomma, ecco, lo rendeva un personaggio di un rigore, insomma, straordinario. E quindi, insomma, anche noi ci siamo fatti delle domande, no? Per studiare Caraglio Romana. Queste sono le domande. Quali fonti possiamo usare? Beh, certo, prima di studiare un problema, un periodo, un territorio, un personaggio, insomma, qualunque tema antico, ma anche non così antico, dobbiamo capire quali sono le fonti alle quali fare riferimento. Per il mondo antico, per il mondo romano, abbiamo tanti tipi di fonti. Per esempio abbiamo le fonti letterarie, no? Quelle che qualcuno di voi ha studiato a scuola. Ora, Cesare, Tito Livio, Plutarco, insomma, tutti questi personaggi purtroppo non ci servono per ricostruire la storia di Caraglio Romana, perché questi personaggi hanno parlato della cosiddetta grande storia. Quindi hanno studiato i personaggi importanti, i generali, i senatori, hanno studiato le guerre, le paci, le battaglie, ecco, ma non hanno dato testimonianze della vita quotidiana, soprattutto in territori lontani da Roma. Le nostre fonti letterarie sono fonti molto pensate su Roma capitale, non ci dicono niente delle province. Utilizzo il termine provincia in senso scorretto, ma tanto per capirci, cioè di territori lontani da Roma. Così le fonti archeologiche, le fonti archeologiche sono ovviamente fondamentali per ricostruire il mondo romano, ma qui ne abbiamo pochissime. Perché le uniche fonti archeologiche di Caraglio sono quelle che si trovano nella frazione di San Lorenzo e sono evidenze archeologiche che si riferiscono ad un complesso, ad un impianto termale. Un impianto termale interessante in un territorio come questo, vi spiegherò perché, ma è un impianto termale, non abbiamo altro, non abbiamo case, non abbiamo quartieri, non abbiamo impianti produttivi, non abbiamo templi, non abbiamo nient'altro praticamente, quindi è difficile costruire una storia totale di un territorio soltanto con delle vestigia di terra. Poi abbiamo una terza fonte, che è quella più importante di cui vi vorrò parlare questa sera, che sono gli epigrafi. Quindi noi per ricostruire la storia romana di questo territorio non possiamo che utilizzare questi documenti epigrafici. Attraverso le epigrafi riusciremo a capire chi erano gli uomini e le donne che abitavano nella Caraglio Romana. Quindi cercherò di darvi qualche indicazione, insomma, di carattere generale, su chi erano appunto i vostri progenitori. E poi forse possiamo anche chiederci che cosa ci facevano i romani a Caraglio. Romani che hanno conquistato il mondo, che cosa facevano qua? Perché qua arrivano, conquistano questo territorio. Che cosa c'era in questo territorio che interessava i romani? Lo vedremo. E che tipo di comunità era Caraglio? Piccola, grande, autonoma, indipendente, non autonoma? Quali caratteristiche aveva? Insomma, tutte queste risposte, cioè tutte queste domande, trovano una risposta se noi leggiamo le epigrafi. Le epigrafi sono oggetti di questo tipo, sono oggetti di questo tipo.
questo tipo. Queste non vengono da Caraglio, poi vi faccio vedere quelle caragliesi, ma tanto per darvi un'idea, perché per noi sono così importanti? Quando noi pensiamo all'epigrafe, pensiamo, ahimè, alle epigrafi funerarie, no? Ecco, quelle che vediamo nei cimiteri e sono, insomma, oggetti particolarmente laconici, no? Non ci comunicano molte cose. Sulle epigrafi funerarie troviamo il nome del defunto, i dati biometrici, cioè la data di nascita e la data di morte, e magari qualche riferimento affettuoso, padre incomparabile, moglie fedele, amico indispensabile, che ne so, quelle robe lì, e basta. I romani invece utilizzavano le epigrafi per comunicare moltissime cose. Era un mezzo di comunicazione che è comparabile oggi ai cartelloni pubblicitari, che è comparabile alla comunicazione scritta sui muri. C'era una quantità di iscrizioni in tutte le città, che dobbiamo immaginare anche a Caraglio Romana, che possiamo paragonare a quella invasiva che è presente nelle nostre città moderne. I romani affidavano alle epigrafi non soltanto il messaggio funerario, ma molti altri messaggi. Anche il messaggio funerario, peraltro, era diverso da quello che abbiamo in mente noi, nel senso che di un defunto i romani raccontavano tutta la vita: è nato, è vissuto, ha fatto questo mestiere, aveva due figli, eccetera. Quindi anche le iscrizioni funerarie romane ci dicono tante cose del defunto, non soltanto i dati biometrici, tante cose. Ma poi le iscrizioni le utilizzavano per onorare le divinità, ad esempio, onorare le divinità. Una cosa simile noi l'abbiamo negli ex voto, no? Allora, gli ex voto, che sono esempi di devozione popolare, che assomigliano un po' a questi ex voto che anche i romani utilizzavano per onorare le loro divinità. Erano pagani, noi romani almeno in quest'epoca, e quindi c'erano molte divinità alle quali i romani si affidavano. Poi tutti coloro che facevano carriera politica facevano incidere il proprio cursus honorum, cioè la propria carriera, sulle iscrizioni. Quindi un sindaco, un vice sindaco, un assessore, un senatore, un cavaliere, insomma un magistrato, qualunque personaggio importante faceva scrivere la propria carriera su un'epigrafe e se la metteva in salotto, cioè se la metteva nello studio dove tutte le persone andavano e venivano e potevano leggere. Così nelle piazze c'erano le statue degli uomini importanti e sotto le statue c'erano le epigrafi che raccontavano la carriera di questi uomini importanti, no? Poi c'è, ecco, vedete qui ad esempio la prima, no? Questo è anche un puntatore. La prima, quella in alto a sinistra, vedete, quella è un'iscrizione dedicata a delle divinità, no? Questa è un'iscrizione di un magistrato, questo è un sarcofago, questa è un'iscrizione ad esempio cristiana, questa è un'iscrizione su metallo e racconta di un contatto, insomma, fra due città. Ecco, ci sono iscrizioni di vario tipo. Naturalmente non siamo sempre così fortunati, vedete, queste sono iscrizioni molto belle, quasi complete, tranne quella cristiana, insomma, no? Che noi possiamo leggere con una certa facilità. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, finiamo a dover leggere oggetti di questo tipo, no? Che sono spezzati, bruttini, lacunosi, di difficile lettura, di difficile interpretazione, e quindi questi oggetti richiedono da parte degli storici e degli epigrafisti una certa fatica, un certo mestiere, una certa tecnica, no? Una certa tecnica. Non necessariamente iscrizioni di questo tipo sono storicamente più importanti di queste. Ad esempio, tra tutte queste iscrizioni che vi ho fatto vedere, la più importante in assoluto è senz'altro questa, come vedete, forse la più brutta, no? Cos'è? Un menhir, un cippo. Ebbene, questo è un documento importantissimo perché è l'unica praticamente testimonianza che noi abbiamo di documento bilingue latino-celtico, e viene da Vercelli. Questa è stata trovata nel Greto del Sesia, meno male che qualcuno non l'ha presa e non l'ha buttata, perché per noi è una testimonianza veramente fondamentale per ricostruire la storia del territorio vercellese in età pre-romana e romana, no? Altre iscrizioni di magistrato, vedete, è una carriera, no? Una carriera di un senatore, no? È anche riprodotto, e invece dall'altra parte c'è semplicemente una carriera, dobbiamo immaginare una statua, un busto sopra questa lapide, questa base, e indubbiamente questa base era collocata in qualche luogo pubblico dove tutti potevano vedere e leggere, quindi era proprio un medium di comunicazione fondamentale. Questa è la ragione per cui per noi sono molto importanti questi oggetti, perché
perché ci danno un sacco di notizie della vita delle persone, capite? Noi troviamo a Caraglio l'iscrizione di un magistrato. Tito Livio Tacito non ci parla dei magistrati di Caraglio, evidentemente, ci parla dei senatori di Roma, ci parla dei senatori di Antiochia, ma se noi vogliamo sapere qualche cosa degli uomini illustri di Caraglio, dobbiamo leggere questo tipo di oggetto, perché altrimenti non possiamo ricostruire la storia. I romani, ah, questo è carino per esempio, questo è, una placchetta di marmo, vedete che stava fissa, questo era un cimitero, e questo signore, sapete che mestiere faceva? Faceva la guardia del corpo, vedete, corpore custos Caesaris, no? E tutte le persone, anche le persone più semplici, questo era un servo, che faceva questo mestiere, si faceva appunto realizzare l'iscrizione, quindi la moglie, poi dopo le leggeremo anche. I romani scrivevano sui muri, esattamente come facciamo noi. Per esempio, durante le campagne elettorali, i romani facevano pubblicità dei candidati dipingendo, insomma, scrivendo i nomi dei candidati proprio sui muri. Questo viene da Pompei, naturalmente, l'unica città che ci ha restituito questi graffiti e questi dipinti, perché tutte le altre città sono andate perduti, perché sono su intonaco, d'accordo? E questi erano destinati a durare pochi mesi, i mesi della campagna elettorale. Attenti però che noi facciamo la campagna elettorale ogni non so quanti anni, i romani facevano la campagna elettorale tutti gli anni. Tutti gli anni i romani rinnovavano il Consiglio Comunale e gli organismi più importanti della Repubblica. Quindi questo, per cui c'era una campagna elettorale continua. Quindi la politica a Roma era impegnativa anche perché c'era questo stress proprio annuale, no, per riformare, rinnovare la classe di. Anche noi abbiamo un po' di graffiti, un po' meno eleganti, ma insomma, ve lo metto perché ogni tanto faccio queste lezioni, alcune sono molto carine. Mi piace tanto, ho messo la testa a posto, ma non mi ricordo dove. Ci riconosciamo in tanti. E ce ne sono, ecco, per esempio io faccio sempre vedere questa qui, no? Perché c'è un corrispondente a Pompei uguale, insomma, no? Mi sono innamorato, secondo voi ho fatto bene, non si soffre troppo, e beh, a Pompei c'è un'iscrizione di un tale che dice l'amore come il miele, le api, e sotto un altro che scrive ma mica tanto, no? Quindi è uguale. Io ogni tanto faccio delle lezioni ai miei allievi in cui metto a confronto i graffiti antichi con i graffiti moderni. C'è dietro, come si dice, un background sociale molto diverso, ecco, tra i graffitari di oggi e le iscrizioni di allora. Però, insomma, gli effetti sui muri sono gli stessi. Dove si trovano queste iscrizioni? Beh, vengono fuori negli scavi, vedete qui all'inizio, la prima fotografia fa riferimento agli scavi della Villa di Nostigliole di Saluzzo. Le iscrizioni per adesso non ne sono venute fuori, ma normalmente vengono fuori. A destra, per esempio, ecco, quello di sinistra è uno scavo relativamente facile perché non c'è niente sopra. Invece scavi cittadini, ad esempio a destra in alto trovate questa immagine che fa riferimento a una villa importantissima ad Aosta, che però è in parte ricoperta questo condominio, che io ho anche proposto di abbattere, ma sembra che gli abitanti del condominio non siano tanto d'accordo, pazienza. Ogni tanto le epigrafi si trovano anche, vedete, reimpiegate, no? Reimpiegate nei muri. Questo è un pezzo del muro della chiesa di San Dalmazzo di Pedona, che è stato realizzato utilizzando blocchi antichi. Lo vedete, quello in mezzo, già tutte quelle lettere, e beh, quella è un'iscrizione che veniva da qualche foro, da qualche cimitero, e che poi negli anni medievali è stata presa a utilizzare, e sono importanti perché si sono conservate. E poi naturalmente le iscrizioni finiscono nei musei, noi le studiamo, questa per esempio è un'immagine recente del Museo delle Terme di Diocleziano di Roma, dove è conservata la collezione di epigrafi più importante d'Italia. Che ci facevano i romani in Piemonte a Caraglio? Beh, cosa facevano i romani? I romani facevano qui quello che facevano dappertutto, dominavano il territorio. I romani furono grandi conquistatori, arrivavano in Italia settentrionale abbastanza tardi nella loro storia. Perché abbastanza tardi? Perché a loro interessava in realtà il Mediterraneo, no? Il baricentro del loro potere non era il nord, non era l'Europa. Era naturalmente il Mediterraneo, il sud, l'Africa settentrionale, i territori medio orientali, no? Insomma, tutta la parte mediterranea. Poi a un certo punto, con l'età di Cesare, lo vedete raffigurato in quella, insomma, disegnino di Asterix, via. I romani a un certo punto, quando vanno in Gallia per conquistare la Gallia, allora sono costretti a passare dall'Italia settentrionale, per forza,
Perché? Perché lì c'erano i valichi e quindi si riusciva ad arrivare in Gallia più velocemente che non facendo la costa, passando dalla Gallia meridionale, dalla Spagna e tutto l'Egitto, no? E quindi cominciano a essere interessati a questi territori proprio in relazione all'espansione verso nord, no? Verso le Gallie. Sarà poi Augusto che completerà questo assoggettamento di tutta l'Italia settentrionale. La faccio breve perché insomma dovremmo parlare 12 anni. Vedete che l'Italia settentrionale viene da Augusto divisa in quattro macro regioni, no? Noi qui siamo nella regione nona, la Liguria, cioè a sud del Po, quindi tutto il Cuneese fino alla costa compresa della Liguria era la regione nona. Poi c'era la regione decima, che era la Gallia Transpadana, quindi insomma Torino per intenderci stava su, e poi dal Ticino più o meno fino in Istria era la Venezia. E poi c'era ancora effettivamente l'Emilia, la Gallia Cispadana, insomma, quindi un'organizzazione amministrativa burocratica con finalità fiscali sostanzialmente dell'Italia settentrionale realizzata in età austria. Quando i romani entrano in Piemonte, che cosa fanno? Beh, fanno quello che facevano normalmente, cioè realizzano strade e città, perché per i romani era fondamentale vivere in città. E le città dovevano essere collegate da strade, altrimenti le persone non potevano comunicare, questa era la fondamentale. I romani furono grandi costruttori di città e grandi costruttori di strade. Noi riconosciamo nel Piemonte, che c'è una cartina molto semplice, una enorme quantità di città, anche molto vicine le une alle altre, e tutte queste città erano collegate da strade più o meno importanti. C'erano strade consolari e c'erano strade naturalmente secondarie, e molte di queste strade sono state ritrovate, e molte strade moderne ricalcano quelle strade antiche, perché erano strade realizzate con una razionalità che è stata riconosciuta come tale anche oggi, d'accordo? Quindi molta della rete stradale viaria di oggi ricalca quella antica. Le città erano numerosissime, alcune erano più grandi, più monumentali, altre invece erano più piccole, erano insediamenti rurali, alcune città erano autonome dal punto di vista amministrativo, altre invece dipendevano da città vicine. Comunque la quantità di città era molto, molto abbondante, insomma, no? Straordinariamente abbondante, anche in località rurali, insomma, come prevalentemente E poi c'erano i passi, che erano molto importanti, il Mugineo naturalmente, quindi la Val di Susa, e poi il piccolo Gran San Bernardo in Valle d'Aosta. C'erano altri passi che venivano utilizzati. Questi passi non li aprono i romani, naturalmente, erano già passi aperti dalle popolazioni che abitavano in questi territori. I romani semplicemente subentrano nella gestione di queste strade di valico e dei passi e le riorganizzano, no? Mentre in età pre-romana c'erano soltanto delle mulattiere che superavano il cornico, l'età romana invece le strade sono, diciamo, carrozzabili, ecco, in qualche modo ci potevano salire almeno fino a una certa quota con i carri, con i muli, eccetera. Quindi questa è la riorganizzazione romana. Per i romani vivere in città era fondamentale. Perché? Perché soltanto in città il romano poteva esprimere pienamente la propria civitas, la parola civiltà non è giù, la propria cittadinanza, il proprio status di cittadino, che prevedeva che cosa? Beh, qui sono esempi di città romane, sapete, no, che molte città, specialmente qui in Piemonte, erano fatte, no, con questo sistema di strade ortogonali che ricordavano un po' gli appartamenti. Insomma, bisognerebbe un po' rivedere questo principio, però è vero che le città romane avevano una razionalità, no, molto evidente, e l'ortogonalità delle strade erano degli elementi di questa razionalità. Che cosa c'era in queste città? Beh, in queste città c'erano piazze, terme, teatri, anfiteatri. Perché le città romane sono tutte uguali? Se voi andate a visitare un sito archeologico di una città romana, trovate le terme, il foro, teatro, anfiteatro, sempre più o meno grandi, più o meno monumentalizzato, più o meno, ma sempre, perché era proprio una caratteristica delle città romane. Quando i romani conquistavano un territorio e realizzavano una città, dotavano questa città di tutte queste strutture, tutti questi elementi
che venivano ritenuti indispensabili per la vita del cittadino, perché il cittadino non poteva non avere una piazza nella quale andare a passeggiare, nella quale andare a parlare di politica, nella quale andare a comprare, o al tempio per fare l'attività. E infatti i fora, quello che vedete lì è il foro di Augusta Pretoria, ma erano fatti tutti nello stesso modo più o meno, aveva una parte sacra dove c'erano i templi e una parte invece civile dove la gente vendeva, comprava, c'erano le botteghe, c'erano i pulpiti da cui i politici parlavano, eccetera, no? Il foro era il cuore della città, il foro ci sono in tutte le città romane, si tratta di trovarli, d'accordo, ma ci sono. E nei fora c'erano le statue degli uomini illustri e le statue dei cittadini illustri, che sotto le statue c'erano le epigrafi. Capite per quale motivo noi troviamo così tante epigrafi nelle città? Perché erano piene. Le terme, un romano per bene andava alle terme quasi tutti i giorni per pulirsi, d'accordo, per scaldarsi e per chiacchierare, niente di meglio che chiacchierare al mollo dell'acqua tutti nudi, tranquilli, era un modo, no, per socializzare. E questo ve lo dico a maggior ragione se penso che in certe aree rurali dell'Italia settentrionale, non dalla parte occidentale, dalla parte orientale, dove non c'era niente o quasi, c'erano soltanto insediamenti sparsi, c'erano però dei bagni pubblici che avevano proprio questo scopo, no? Di far convivere romani, indigeni, servi, padroni, liberi, schiavi, eccetera. Erano proprio luoghi di socializzazione profonda, quindi erano indispensabili. E infatti a Caracalla ci sono le terme. Ci sono le terme. E poi cosa c'era? Poi c'erano gli edifici da spettacolo, teatri e anfiteatri, perché l'uomo romano non poteva non andare allo stadio, no? Non potevano andare allo stadio. E allo stadio che cosa andava a vedere? Andava a vedere le corse dei cavalli, i combattimenti dei gladiatori, le cacce, cose per noi orribili oggi, ma insomma le cacce, le venazioni, cioè si mettevano questi anfiteatri, decine di animali e li si abbatteva. C'è da dire che le carni venivano consumate e per molti poveri era anche un'occasione per mangiare della carne, quindi insomma aveva un suo senso. E poi i romani andavano a teatro. Non dobbiamo immaginarci le tragedie greche, perché i romani erano gente un po' più elegante, non amavano così tanto l'opera complicata, preferivano il mimo, il pantomimo, la commedia spiritosa, un po' volgare, ma insomma comunque c'era tutto un calendario. E perché vi dico che c'era un calendario molto fitto? Perché tutti i magistrati che ogni anno venivano nominati a capo della comunità, quindi il sindaco, l'assessore di turno, avevano il dovere di offrire degli spettacoli alla propria cittadinanza, con soldi propri naturalmente, d'accordo? Quindi siccome tutti gli anni si cambiava sindaco, tutti gli anni si cambiava l'assessore, tutti gli anni c'era un calendario molto ricco e nutrito di spettacoli e ovviamente l'assessore, il sindaco che riusciva a realizzare spettacoli più grandiosi e più belli aveva la possibilità di farsi rinnovare magari un altro anno o due anni il mandato come assessore o come funzionario, no? Quindi ecco, qui arriviamo a capire delle logiche che un po' ci appartengono, vuol dire, romani non sono degli alieni, noi discendiamo un po' anche da questi qua, siamo più figli della rivoluzione francese secondo me che dei romani, però certe cose ritornano. E quindi qui in basso trovate il teatro di Augusta Vagenorum, di Benevagenna, e di là trovate il famoso teatro di Pollenza, che non c'è, però vedete che le case ne riproducono il perimetro. Poi la campagna, ecco, naturalmente per vivere in città bisognava che ci fossero i contadini in campagna che lavoravano e producevano, e quindi anche i romani organizzavano la campagna molto razionale. Quindi vedete ci sono delle fonti che ci dicono che anche la campagna era organizzata molto bene, in centurie e in lotti che venivano assegnati ai contadini, e questi contadini producevano e vendevano ai mercati, sia nella città sia nei mercati del territorio. I romani avevano organizzato proprio un sistema di razionalizzazione del territorio rurale particolarmente importante. Se voi andate a vedere la pianura modenese, emiliana, con un aereo e con degli strumenti particolari, vedete la fotografia in basso a destra, trovate ancora nel terreno le tracce della parcellizzazione romana. Che significava organizzazione in centurie del territorio, canalizzazione per l'irrigazione, strade e luoghi per la vendita e lo smercio dei prodotti. Questo
questo sistema era così perfetto e così razionale che è rimasto nella Terra dopo 2000 anni, dopo 2000 anni. E lo si vede chiaramente, specialmente nelle aree di pianura. Qui che c'è una mezza collina, non si vede tanto, ad esempio nella zona del Vercellese si vede poco perché le risaie hanno smantellato nella profondità tutto questo sistema, no? Però è molto interessante. Allora, perché vi ho fatto questo discorso? Questo discorso è indispensabile per farvi capire da dove è salta fuori Caraglio, perché altrimenti come si fa a capire, no? Che ci facevano i romani, che interessa avevano i romani, come era organizzata Caraglio? Non lo sappiamo, ma dobbiamo immaginarci una città con tutte queste caratteristiche, d'accordo? Con le strade ortogonali, con un foro, con le terme, col teatro, con l'anfiteatro. Non abbiamo ancora trovato tutte queste cose, non so se le troveremo mai, o magari sono state trovate ma cancellate, questo non lo so, però tutto ci suggerisce che a Caraglio ci fosse una comunità strutturata con questi criteri e con queste modalità e che avesse queste caratteristiche. Le iscrizioni. Allora, le iscrizioni di Forum Germa sono 34, abbiamo 34 iscrizioni che sono state rinvenute a partire dall'Ottocento, alcune anche prima, e sono finite in una serie di corpora, di collezioni. La più antica è quella del 1887, la prima grande raccolta di iscrizioni è di quell'epoca, è il Corpus Iscriptionum Latinarum. Poi nel 1996 sono entrate nel Supplemento Italica, che sono un aggiornamento praticamente dell'antico corpus ottocentesco, e poi adesso con sistemi informatici sono inserite in un grande database, l'Epigraphic Database Roma, EDR, e sono consultabili, voi ci potete andare tranquillamente, vedete il testo, vedete la fotografia e potete insomma capire. Che cosa ci dicono queste iscrizioni? Beh, queste iscrizioni ci parlano intanto dei notabili di Caraglio. Caraglio si chiamava Forum Germa, poi entreremo anche un attimo nel dettaglio del toponimo, no? Allora, questo Forum Germa, l'attuale Caraglio, sulla base della documentazione epigrafica, aveva un sistema di governo, e questo sistema di governo era rappresentato dall'ordo, dai magistrati, dal popolo. Qui ordo nel senso di notabili municipali, uomini illustri, magistrati. Noi oggi li chiamiamo sindaco e assessore, allora si chiamavano duovir ed edilis, duovro ed edile, e poi c'era un popolo, la plebs. Questo è attestato epigraficamente. Poi le epigrafi ci raccontano della vita di tutti i giorni di uomini e donne normali, che non erano famosi, che non avevano un ruolo pubblico, e poi ci raccontano le divinità che i caragliesi amavano, quali erano gli dei a cui si rivolgevano in privato e in pubblico, nella loro devozione. Eccole qua, le iscrizioni di Caraglio. Queste sono le più belle, vi ho messo quelle più complete, i frammenti ve li ho risparmiati. Caraglio, ma non solo Caraglio, perché ovviamente, come vi dicevo prima, Caraglio era una città e poi intorno c'era un territorio. Fino a dove arrivava il territorio di Caraglio? Beh, questo non è facilissimo da capire, però possiamo immaginare la Valmaira, tutta la Valmaira, la Valgrana, Busca, sicuramente faceva parte del territorio di Forum Germa, e forse si arrivava fino al Saluzzese. Era un agro un po' strano, forse non, quello che abbiamo individuato non è quello corretto, ma le testimonianze sono messe, come si è disposta a macchia di leopardo, quindi noi ricostruiamo quello che abbiamo. Comunque sicuramente dobbiamo immaginare tutta la Valmaira. Perché? Perché ad esempio la prima di queste iscrizioni, quella di sinistra, viene da San Damiano, Macra, e a San Damiano Macra è attestato un personaggio che apparteneva alla comunità di Forum Germa. Mentre questa di destra viene da San Lorenzo di Caraglio. Eccola qua, no? Allora, la prima, vedete, viene da San Damiano Macra, frazione Pagliero, quindi ben su, per un'iscrizione importante, perché è l'iscrizione di un tale, un cittadino romano, che si chiamava Marcus Exomius Severus, che vedete abitava a Forum Germa, ecco qua, il nostro Caraglio, e a Forum Germa faceva il duovero, quindi lui era un magistrato, sindaco, per un anno, anzi per due anni, perché vedete duovero bis, no? Quindi due volte ricoprì la carica di sindaco nel comune di Forum Germa. Allora, cosa faceva lì? Non lo sappiamo, ci sono molte ipotesi, dobbiamo comunque immaginare che
gli interessi dei caragliesi, e quindi fosse il territorio di Caraglio, si estendessero fino a, alla media Valmaire. Allevamento, non lo so cosa potesse interessare a questi signori, ma ad ogni modo questa testimonianza è indiscutibile, no? Della presenza di caragliesi fino là. Questa è una descrizione che viene da Busca. Vedete, questa viene da Busca, e anche qui, ve l'ho indicato in rosso, c'è un curator Republice Germa. Ecco, di nuovo torna il toponimo Germa, in qualche caso è Forum Germa, in qualche altro caso è Respubblica, Repubblici in questo caso, Germa, sta ad indicare in ogni caso una comunità, cioè una comunità strutturata. Una comunità strutturata di cui questo signore fa il curatore. Curator è un personaggio che si occupava, diciamo, della fiscalità locale. Della fiscalità locale. Qui siamo fine primo secolo d.C., qui siamo molto più avanti, terzo secolo. Anche questa datazione ci dice che la storia di Caraglio è una storia lunga, che dura molto tempo, dall'età preromana, fine Repubblica, fino al tardo antico, terzo secolo inoltrato. Quindi non è una storia breve, è una storia di almeno 3 secoli e mezzo, 4. E non è una cosa da poco, vi assicuro, perché molte città in Piemonte decadono molto prima, spariscono molto prima, Pollenzo ad esempio. Mentre Forum Germa in qualche modo si conserva con una sua comunità, una sua struttura, fino all'età tarda. Un'altra iscrizione, questa è interessante, questa è l'iscrizione dedicata ad un imperatore, e vedete chi è che dedica questa iscrizione? L'Ordo Germa, appunto, di Caraglio. Ordo si intendono i notabili, i ricchi, i potenti, i magistrati, gli ex magistrati, cioè quelli che rappresentavano il notabilato della comunità, e anche la plebe, no? Queste iscrizioni vengono messe nelle piazze in modo che tutti le potessero leggere, e venivano pagate a volte con soldi privati, a volte con soldi pubblici, dipendeva insomma dalle situazioni, no? Qui sempre da San Lorenzo di Caraglio, che è il luogo da cui dove hanno trovato le terme, che possiamo immaginare essere la zona, insomma, dove si trovava l'antica Forum Germa. Vedete, questa è un'altra iscrizione che ci parla di un edile e di un duumvir, no? Cioè di due magistrati cittadini, questi puntini sotto stanno a indicare che non leggiamo tanto bene. Vedete che l'iscrizione a sinistra si legge, a destra invece è molto consumata, molto erasa, quindi dobbiamo un po' inventare, no, il proseguimento delle parole. E, insomma, il problema nostro è proprio questo, no? Di integrare le lacune, di capire che cosa c'è scritto in iscrizioni molto rovinate, molto compromesse, mille ragioni, sono oggetti che hanno 2000 anni, sono vicende non facili. Quindi, quali sono le informazioni che noi ricamiamo da queste iscrizioni importantissime? Parte il toponimo, che è incerto, perché vedete che abbiamo delle diciture, delle scritture del toponimo non univoche. Allora, c'era una comunità organizzata secondo il solito modello senato magistrati popolo, cioè il sistema politico di Caraglio, come tutte le città romane, tutte, era tripartito: la curia, i notabili, il senato, diciamo, quello che corrisponde al senato di Roma, i magistrati e il popolo, no? L'interazione di questi tre organismi era politica. Certo, c'era anche l'imperatore, ma l'imperatore stava a Roma, qui lo si onorava ma non incideva, quindi qui c'era veramente un'interazione politica forte, no? Pensate a ogni anno le elezioni, pensate alla fatica che queste persone dovevano fare ogni anno per rinnovare tutto il sistema e fare la campagna elettorale, eccetera. Dall'iscrizione noi capiamo che questa comunità, che nasce come un forum, quindi come un luogo di incontro, una specie di luogo di mercato, probabilmente alla fine della seconda metà del secondo secolo a.C., ma non entriamo in qua, ma soltanto in età augustea acquisisce la piena autonomia amministrativa. Abbiamo testimonianze della comunità fino al terzo secolo inoltrato, e sappiamo, grazie alla localizzazione delle iscrizioni, che il territorio di Caraglio occupava Valmaira, Valgrana, Busca e forse una parte del Saluzzese. Ora,
per tornare alle domande che ci dovevamo fare all'inizio, secondo voi le fonti letterarie ci avrebbero dato tutte queste informazioni? No, non ci avrebbero detto niente di Caraglia. Se qualcuno di voi ricorda Titolini, o ricorda Tacito, ricorda Ammiano Marcellino, ricorderà la storia di Roma capitale, non di Caraglio, non di Vittorino, non di San Damiano, non di tutte le altre migliaia e migliaia di località in cui era organizzato l'impero romano. Quindi vedete come sono importanti questi oggetti, queste epigrafi, per cui se le trovate nel giardino non le buttate, perché per noi sono fondamentali, guardate questa iscrizione, questa è interessante. Dunque, abitavano soltanto romani in questo territorio? La risposta è no. Quando i romani arrivano qua, non è che trovano il deserto, c'erano persone che abitavano qui, giusto? E questi popoli, che noi chiamiamo, diciamo, popoli preromani, occupavano questo territorio da molto molto tempo. Erano popoli di etnia celtica. Parlavano una lingua che non conosciamo, avevano una cultura di cui sappiamo poco. Quando i romani arrivano in questo territorio, lo conquistano e integrano questo popolo, questi indigeni, chiamiamoli indigeni, in qualche modo. I romani non erano un popolo di soldati, naturalmente, ma non avevano come obiettivo quello di distruggere le popolazioni dei territori conquistati. Anzi, la loro idea era quella di integrarli alle loro regole, naturalmente. Non erano particolarmente democratici su certe cose, però comunque cercavano di integrarli in qualche modo. Come facciamo a sapere noi queste cose? Beh, di nuovo le iscrizioni ci vengono in soccorso. Se voi vedete questa iscrizione, tanto vedete com'è bruttina, molto meno organizzata, molto meno elegante, tutta scritta in maniera un po' svirgolata, insomma, no? Anche il supporto non è così ben strutturato. Mentre un'iscrizione di questo tipo viene da una bottega, per forza, vedete, ci sono le cornici, questa è rovinata, però era bella, c'erano le cornici, vedete, sulla sinistra la cornice è incisa con una certa eleganza, questa invece è un ciotolone piatto lisciato a vedere meglio. E se anche guardate il testo, vedete che sono tutti nomi che non sanno di latino, non sono nomi latini questi. Dirco, Disia, Ulatunus, Elistalus, sembra di leggere Asterix. Questi sono tutti celti, sono tutti popoli indigeni che abitavano qua prima dell'arrivo dei romani e che si integrano piano piano nel mondo romano. Come fanno? Come lo capiamo noi questo? Beh, i celti non avevano un'abitudine a scrivere sulle epigrafi. La prassi scrittoria sulle epigrafe la acquisiscono dai romani. Quindi vuol dire che questi sono già indigeni che si stanno romanizzando, no? Sono in via di romanizzazione perché acquisiscono la scrittura latina, quindi l'alfabeto latino, la lingua latina e la prassi epigrafica, ma hanno ancora i loro nomi indigeni, non si chiamano Lucius Cornelius Silla, si chiamano Asterix, Obelix, Idefix, d'accordo? E nell'epigrafia si vede questo lavoro di integrazione, no? Si vede questo che noi chiamiamo processo di acculturazione romano-indigena, che è interessantissimo e soltanto questo tipo di documento ci può fornire. È proprio la lingua, no? Che ci fa capire questo. E ce ne sono tantissime, poi vedremo ancora in altri casi. Poi cosa facevano questi signori? No, le iscrizioni ci danno anche delle indicazioni sulla vita di questi caragliesi. Questa iscrizione l'ho messa qui in onore della mia amica Valeria Madren, che non c'è, ma c'è l'Alberto. Allora, questa è un'iscrizione di un mulattiere, guardate, Mulioni, che si chiamava Rinnio Novicio, anche questo è un nome poco latino, anche Carius, Rinnio, Vilagosti, Patris, vedete, un indigeno, che di mestiere faceva, che cosa? Il mulattiere. E vedete che bella questa iscrizione, iscrizione di bottega anche questa, e vedete sotto c'è a destra l'omino, vedete qui l'omino più o meno vestito con un abito, due bei muli e un carro su cui trasportava non si sa bene quale cosa, no? L'iscrizione è molto barocca, ci sono tante cose, tanti disegni. Allora anche qui, no? Troviamo un personaggio che aveva una buona disponibilità economica perché le iscrizioni costavano, quindi bisognava andare in bottega, farsene fare e si pagavano. Era uno status symbol, no? Noi oggi ci compriamo la macchina o la villa e i romani invece avevano l'epigrafe.
serviva la tabella ricca di marmo importato, ben incisa, veniva da una bottega illustre, e beh, voleva dire che questa persona aveva una certa disponibilità economica. Questo signore non era un poveraccio, non era un poveraccio, era un indigeno anche lui, quindi anche qui processo di acculturazione che non vediamo molto bene, quindi questa è un'iscrizione abbastanza antica, io la daterei sul primo secolo, non oltre, un secolo dopo, e rappresenta questa attività di mulio. E quello che vi dicevo, le nostre iscrizioni funerarie sono molto più noiose di queste, invece i romani sulle iscrizioni funerarie si facevano, si raccontavano, questo signore era molto orgoglioso di aver fatto un mulattiere, e non soltanto indica il proprio mestiere, ma anche lo riproduce nel disegno. Doveva essere piuttosto diffuso questo mestiere, perché guardate tutte queste altre iscrizioni che non vengono da San Damiano, ma vengono dalla zona Vagenna, qui intorno, e guardate quante volte ricompare questa attività di trasportatore. Cosa ci fa pensare questo? Ci fa pensare che in questo territorio, oltre all'agricoltura, c'è anche un'economia di transito, no? Ovviamente ci si spostava, si spostavano merci, c'erano i passi, si saliva, si scendeva, c'erano fiumi, grandi vie d'acqua, e quindi ovviamente si utilizzavano le vie d'acqua e in parte le vie di terra per trasportare cose, legname, pietre, terra, insomma tutto quello che possiamo immaginare. La vita rurale è documentata, ad esempio, da iscrizioni come quella, la prima di sinistra, vedete che ci sono queste belle gallinelle che si rincorrono, qua sotto ci sono armenti, qui c'è un altro contadino, quel che è, insomma, che si porta le sue merci, anche qua, no? Allora, vedete che anche le epigrafi, con le loro decorazioni, che erano ispirate alla vita locale, alle scene di bottega, della vita di tutti i giorni, ci danno un'indicazione di che cosa facevano i caragnesi in età romana. E non abbiamo altre testimonianze, Ecco, questa ve l'ho messa per farvi capire che, come dire, si imitavano i romani, ma non erano proprio romani, i nostri caragnesi, siamo in provincia. Questo è un confronto tra un'iscrizione romana che riproduce una scena familiare, marito, moglie e figlio, e un tentativo di fare la stessa cosa su un'iscrizione locale. Vedete, diciamo, la perizia della vicina è un po' diversa, d'accordo? Però è interessante, perché vuol dire che anche qui arrivano dei modelli culturali di un certo livello che vengono imitati, malamente, ma vengono imitati. Lo dicevo la settimana scorsa ai miei allievi, che ho portato a fare un giro a Susa, largo di Susa, magnifico, se voi guardate il fregio, lo guardate bene, dite, è brutto. No, per fortuna è abbastanza lontano, non riusciamo a vederlo bene, ma è brutto. Però è un modello che si rifà a grandi fregi dell'età augustea di Roma, no? Quindi c'erano comunque delle maestranze che venivano dalla capitale, che portavano competenze in questo territorio, disseminavano le competenze nei territori, diciamo, di provincia, e i provinciali con i loro mezzi tentavano di riprodurre, con risultati, insomma, discutibili. Io trovo sia molto tenera questa iscrizione, si vede che c'è una mano, insomma, non così capace, insomma, nel riprodurre le sembianze, però insomma, ce ne sono abbastanza in queste iscrizioni. Allora, ultimo argomento sono le divinità. Sono tantissime le iscrizioni a divinità. Percentualmente in quasi tutti i territori l'epigrafia si divide, un terzo epigrafia funeraria, molto però eloquente, perché ci racconta vita, morte, mestieri, eccetera. Un terzo epigrafia, anche un po' di più, religiosa, sacra, e un terzo, insomma, di cose varie. Quindi l'epigrafia sacra è piuttosto presente. Queste sono tutte iscrizioni che vengono da questo territorio e ci rimandano alla devozione locale. Come funzionava la religione nel mondo romano? Non posso farvi un trattato, ma più o meno. I romani arrivavano in un territorio e portavano il loro panteo, Giove, Giunone, Minerva, Venere, Marte, Apollo, insomma tutte le solite divinità che noi conosciamo nel mondo antico, ma non imponevano, se non ufficialmente, il culto a queste divinità. Cioè i popoli che venivano conquistati avevano il dovere di onorare, diciamo, le divinità tradizionali del panteone romano e l'imperatore. Dopodiché, nel privato di casa loro, potevano fare quello che volevano. I romani, anzi,
integravano nel loro pantheon tutte le divinità che incontravano nel loro processo di espansione, perché dicevano: più divinità mettiamo nel nostro pantheon, meglio è, così non facciamo torto a nessuno, d'accordo? Le creiamo, le romanizziamo, in qualche caso se sono divinità un po' troppo esuberanti, pensate a tutte le divinità che venivano dall'Oriente, i culti misterici che erano lontanissimi, no, dal mondo romano, i romani erano molto sobri, molto rigorosi, molto rigidi, e beh, però pur di non portare danno a nessuna divinità, pur di non offendere, no? Nessuna divinità, le divinità del mondo pagano erano molto suscettibili, allora i romani preferivano inserire nel loro patto. Quindi la religiosità romana era una religiosità molto articolata, no? Che comprendeva divinità tradizionali, divinità indigene, divinità orientali e chi più ne ha ne metta, d'accordo? I romani non erano gelosi della loro divinità e concedevano a tutti di continuare a conservare i propri culti. Trovatevi altri popoli in grado di fare la stessa cosa. E i romani volevano solo una cosa dei territori che conquistavano: la pace. Basta, il resto potevano fare tutto quello che volevano. E questa non è una cosa sulla quale, una cosa sulla quale bisogna riflettere. Allora, la divinità, una delle divinità più importanti di questo territorio era la Vittoria. La Vittoria. Avete presente Parigi, la Nike di Samotracia, la famosa statua della Vittoria alata senza braccia, meravigliosa? C'è anche qua, non quella, ma l'idea stessa. Si studia molto questa Vittoria. Per alcuni è la Vittoria Augusta, cioè rappresenta l'imperatore, e quindi i romani, è una divinità tradizionale. Per altri invece adombra una divinità indigena con analoghe caratteristiche, questo non lo sappiamo. Ma è facile, perché è molto molto presente in territori lontani da Roma. Allora, se troviamo la Vittoria a Roma, la capiamo. Se la troviamo ad Elba, che la troviamo anche ad Elba, ci dobbiamo fare qualche domanda in più, perché vuol dire che forse non è proprio la stessa Vittoria che viene onorata a Roma, ma è una Vittoria che è passata attraverso un percorso di, come si dice, interpretazio, oppure una divinità indigena che viene in qualche modo assimilata a quella romana. Come era rappresentata? Vedete, anche rappresentata, doveva esserci una bottega da queste parti, senz'altro, che faceva, vedete, che riproduceva le vittorie, e tutte più o meno allo stesso modo. Noi le chiamiamo figure teomorfe sospese, per indicare, no, queste figure sospese che stavano su questa specie di predellina, vedete, avevano le ali spiegate, poi erano fatte, insomma, in modi più o meno diversi, però vedete che più o meno il modello è lo stesso. Evidentemente dobbiamo immaginare una bottega che preparava oggetti di questo tipo, d'accordo? Perché nelle botteghe, ho omesso di dirlo, ma si andava e o si prendeva una cosa già fatta, oppure ne si faceva fare una doc, dipendeva insomma dalle disponibilità economiche del committente, ma nelle botteghe c'erano già dei documenti, dei monumenti preconfezionati, dei quali bisognava semplicemente completare col testo, no? Ma c'erano già le decorazioni e ci saranno stati, non lo so, epigrafi di Marte, quelle di Vittoria, quelle di Nettuno, quelle di Venere, e uno dice: guarda, vorrei quella Vittoria lì, ma la vorrei in marmo, oppure no, mi basta una pietra locale perché non ho tanta disponibilità, me la scriva sopra sotto oppure soltanto una riga, e gli dipendeva, si contrattava, diciamo, nelle botteghe. Questa Vittoria è interessante, no? Vedete, a sinistra, in qualche caso non è rappresentata, però è indicata, vedete, questa viene anche da Caraglio, questa è tarda, ed è questa è interessante, guardate qua, vedete, questa è un'iscrizione che viene riutilizzata, viene erasa a un certo punto e riutilizzata. Questa è una pietra, probabilmente di fine primo, inizio secondo secolo, che poi viene riutilizzata di nuovo alla fine del terzo. Perché? Perché più si va avanti nel tempio e più la crisi, diciamo, rende difficile il reperimento di materiale sul quale incidere le iscrizioni. Allora si recuperavano materiali vecchi, si eradeva la superficie, si riscriveva sopra. Con gli strumenti giusti noi riusciamo a leggere questi palinsesti, riusciamo a leggere il testo originario e il testo scritto, non che non sia originario, ma scritto magari due secoli dopo. E a Caraglio c'è un esempio di questo tipo. Eccola qua, no? Questa è un'altra, è sempre lei, che svolazza. Ecco, questa viene da Marmora, quindi tanto per rimanere in valle.
E questo è un signore che si chiamava Meltidio II. Vedete, è un ex voto, ob merita votum solvit letus libens, no? Noi oggi scriviamo ex voto, no? Ci sono per esempio la consolata a Torino, ma anche sua, dov'è che ci sono gli ex voto? Paolo, aiutami, a Sant'Anna? Il santuario di Sant'Anna, no? Ce ne sono tanti e sono carini, sono questi disegnini, no? Per grazia ricevuta. E i romani facevano la stessa cosa. Questo signore aveva fatto un voto alla Dea Vittoria. Questo voto è stato esaudito e lui la onora di questa iscrizione. E questo è un documento interessante perché questo signore era uno stator, cioè uno che lavorava in una stazione di Quadragesima Galliano, cioè lavorava in una sede di riscossione delle imposte che si trovava vicino a Caraglio e insomma lungo tutto l'arco alpino per le merci in entrata e uscita dalle Gallie, no? I romani organizzano tutto questo territorio e tassano naturalmente tutte le merci che viaggiavano. E lui insomma faceva questo mestiere. Questa è l'iscrizione che si trova su Aelva, quindi molto lontano da qua, però è indubbiamente un'iscrizione a Vittoria Augusta, e questo signore si chiamava Vibius ed era il servo di un altro signore che si chiamava Cestius. Che cosa faceva su Aelva? Boh, perché l'iscrizione, vedete, è incompleta, non si legge più niente, e quindi dobbiamo solo immaginare che cosa faceva. Poi anche lui era un amministratore, era un servo dell'imperatore che era stato mandato su, che ne so, per controllare le strade, per controllare i possedimenti imperiali, per riscuotere delle tasse, per non lo so. Comunque muore lì e la sua iscrizione si trova lì da sempre. E comunque anche quella è un'iscrizione dedicata a Vittoria. Oltre a Vittoria c'era un'altra divinità molto diffusa in questo territorio che era Marte, che era Marte. Questo viene proprio da San Lorenzo di Caraglio, vedete questo personaggio, non sappiamo se è proprio Marte lui medesimo o se è il committente, il devoto, perché vedete è molto rovinata l'iscrizione, poi c'è anche un problema di falsificazione, è un'iscrizione molto complicata questa, ma vorrei farvi notare questo testo difficile, perché vedete un Marte intercido, Marte ercido, che è probabilmente una, come dire, una qualità, un Marte locale, no? Cioè c'era Marte, ma poi ogni popolazione, ogni gruppo etnico aveva un Marte con una propria caratteristica, un proprio nome indigeno, no? E noi lo vediamo molto bene in questo territorio, perché c'è un altro, questo viene da San Magno, è il famoso Marte che si trova su al santuario di Castelmagno, e da lì insomma si è anche pensato una discendenza in qualche modo diretta, no, tra Marte che era protettore degli armenti e San Magno che è ugualmente protettore degli armenti, quindi ci potrebbe essere anche una continuità culturale, no, tra la divinità pagana e la divinità romana, insomma questi sono discorsi molto, molto complicati. Comunque anche questo, vedete, è un Marte do e qualche altra cosa, cioè un Marte che ha anche un nome, un epiteto indigeno, quindi è anche una valenza in qualche modo locale, e anche questo è un ex voto. Quindi questo signore che si chiamava Restulius, anche questo è un nome poco latino, ottiene un beneficio, insomma riesce a guarire da una malattia, non lo sappiamo, e per riconoscenza realizza un ex voto a Marte. Vabbè, questi sono io con mio figlio, questo è più o meno quello che volevo dire, sono le 7:20, quindi mi rendo conto che è tardi, vi ringrazio per la vostra pazienza, spero di avervi dato insomma qualche indicazione insomma importante, comunque quantomeno sufficiente per poter capire come si viveva qui e che tipo di realtà romana c'era in questo territorio 2000 anni fa. Se avete bisogno di farmi qualche domanda sono a vostra disposizione, vi ringrazio per la pazienza. Una domanda sola, se c'erano le epigrafi c'era chi le leggeva, quindi voglio dire c'era una diffusa alfabetizzazione. Sì, noi pensiamo al mondo antico come un mondo
leggevano, ma attenzione, leggevano le epigrafi, perché le epigrafi erano facili da leggere, perché? Perché erano realizzate con sigle, erano scritte grandi, maiuscole, con delle sigle che tutti sapevano sciogliere. Quindi anche la persona analfabeta o quasi analfabeta, magari non leggeva le cose complicate, ma almeno le epigrafi la sapeva leggere. Io dico, faccio sempre l'esempio con mio nonno, poverino, che era semi-analfabeta, aveva fatto la seconda, la quinta elementare forse, però i titoli del giornale li sapeva leggere, la lista delle spese se la sapeva fare e in banca la sua firma se la faceva, no? Quindi non si può dire che fosse alfabetizzato, era semi-analfabeta, però riusciva a vivere, no? E a capire più o meno in quale contesto stava. E i romani erano così, c'erano quelli colti naturalmente, ma la gente normalmente non aveva acculturazione, però le epigrafi le leggeva. E per forza, perché ne abbiamo trovate talmente tante e talmente semplici, e di servi, e di liberti, e di gente poverissima, che comunque un minimo di alfabetizzazione l'aveva, altrimenti non sarebbe ricorsa, no? Lo strumento epigrafico. Grazie. Sì. Allora.